Arrivate con un po' di ritardo voi di Longeverno. Quelli di Velran me ne hanno già rifilati due blocchetti. E per di più nemmeno un'ora fa. Due blocchetti? Sì. Perché compra da quelli di Velran se lei è di Longeverno? Eh beh, perché i malati non aspettano mica, E poi sono cose serie le malattie, sapete? La rivalità tra i ragazzi di Velran e Longeverno risale a tempi immemorabili. Quelli di Velran che si tramandano l'appellativo di falchi sono in stato di guerra continua con i caimani di Longeverno. Fortunatamente questa rivalità cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tra gli adulti dei due paesi regna infatti il più perfetto accordo. Ci abbordiamo. Il parroco, lui mica può dire di no. Signor parroco, ci compri francobolli. Faccio una buona azione. Accidenti, anche lui li ha già comprati. E ci ha fatto perdere il postino. Corriamo lì appresso, la salita la fa sempre a piedi. Volete scherzare? Vendere francobolli a me? Ma se siamo noi che li stampiamo! Brutti falchi fetenti, è il nostro postino, non è il vostro! Va bene per il parroco, ma Nestor è di Longeverno! Non avete il diritto di venderglieli! Ma andiamo, non dire fesserie! Un postino è dello Stato, stupido! I postini non sono di nessuno! E poi riprova a chiamarci fetenti! Fetenti, fetenti! Ladri, ladri di postini! Ehi voi, caimani, siete tutti palazzoni! Tutti i caimani sono palle sgonfie! Andatevene! Andatevene! Lo dirò a mio... Lo dirò a Roberto! Ehi, ragazzi, sta suonando la campana!